Benvenuti a tutti a questa nuova serata di Open Talk del PNLUG di Pordenone. Questa sera abbiamo ospiti Stefania Del Prete e Damiano Gualandri di Mozilla, possiamo dire così, che ci parleranno, ci presenteranno il progetto Deep Speech e Common Voice. Per semplificare, in un mondo dove gli assistenti vocali si stanno diffondendo da gadget, diventeranno sempre più cose utili per interagire con i dispositivi evoluti e per cercare di liberarsi dal controllo che hanno oggi i giganti a cui ogni dispositivo trasmette il suono per poter essere lavorato da sistemi potenti. C'è questo progetto che cerca, vuole, ha l'obiettivo di creare una piattaforma, una proposta open source, sia per elaborare e riconoscere il suono e anche per raccogliere la base di dati per addestrare questo sistema ad imparare a poter riconoscere. Io lascio la parola ai nostri ospiti, a cui chiedo 2 minuti di presentazione, giusto di chi sono, e poi hanno libera gestione della serata. Per chi vuole fare domande, magari le scrive in chat, io prendo nota, poi vediamo se sono magari risposte durante la serata. Terminata la presentazione, ci sarà comunque appunto la sessione di domande e risposte e poi ci sarà liberi tutti per chi vuole fermarsi a fare 4 chiacchiere in libertà. A voi la parola e buona presentazione. Grazie mille. Allora, grazie mille per l'introduzione. Partiamo appunto con questo talk riguardante Deep Speech Common Voice. Partiremo con presentandoci un pochettino noi, appunto, da Mozilla Italia. Passo la parola a Damiano per dire qualcosa su di lui. Damiano, devi ricordarti di sbloccare il microfono se vuoi parlare. Pardon, chiedo scusa. Ciao a tutti, mi chiamo Damiano Gualandri. A chi non mi conosce, insomma, sul web sono conosciuto come Duck7. Il mio sito, diciamo, un po' il rifacimento, però vabbè, sorvoliamo. Faccio parte della comunità di Mozilla Italia e questa sera sono qui per parlarvi con la mia collega appunto di soprattutto sulla parte di Common Voice. Lei si occuperà soprattutto su Deep Speech e io mi occuperò invece della parte di Common Voice. Qui su questa slide, insomma, ho scritto alcune cose che mi piace esporre, diciamo, mi piace che la gente legga delle mie incredibili gesta. E adesso ripasso la parola a Stefania che, insomma, si presenterà. Grazie Damiano, allora vi dico anch'io chi sono, piacere a tutti, sono Stefania, Astra Stefania un po' dappertutto, di lavoro faccio data scientist a Topics Big Dive, in cui sono esposta a diversi tipi di progetti sui dati. Tra l'altro proprio in Big Dive abbiamo ospitato un developers di Deep Speech qualche anno fa. Di mio mi occupo a volte di dati, soprattutto metriche di internet, e uso dei dati di Measurement Lab che talvolta ho usato in questo Internet Health Report che serve a Mozilla per presentare un po' l'accessibilità di internet nel mondo con alcune dinamiche sociali molto interessanti. E nel tempo libero faccio un po' di tutto, da MozJam a Effective Altruism a essere coinvolto in un po' di scenari open source quali appunto Mozilla, PyCon, Mergit e anche Linux Day. Siamo venuti in gruppo lo scorso anno a Linux Day. In particolare questa serata vi parleremo molto brevemente di cos'è Mozilla, di speech recognition, come questa necessità di speech recognition abbia dato modo di richiedere l'accesso e la creazione stessa di un dataset sulle voci, Common Voice, e poi vi racconteremo un pochettino su come contribuire
proprio in questo settore sulla voce o in generale a Mozilla, Mozilla Italia. Che cos'è Mozilla? Mozilla è una fondazione no profit, nata adesso da parecchi anni, spesso riconosciuta per Firefox, ma non solo. Dietro ci sono proprio dei veri e propri valori molto forti nel mantenere internet una risorsa globale e open source, accessibile a più persone possibili. E in particolare noi siamo un po' un chapter della grande comunità di Mozilla. Con Mozilla Italia abbiamo avuto modo di vederci quando si poteva in diversi eventi insieme. Qui vedete alcune foto sia in un Linux Day di Torino, sia un'estate in cui proprio promuovevamo Common Voice con alcuni premi, alcune attività un po' dinamiche, e poi ci ritroviamo un po' anche online di questi tempi per presentare un po' di progetti e per presentare un po' di talk a tema proprio su internet, le sue risorse che ci sono non solo su Firefox ma diversi progetti che sono presenti su internet. In particolare anche Rust è un progetto di Mozilla Research che è proprio nato dentro Mozilla, adesso è una vera e propria comunità che si espande, e anche da quel lato ogni tanto ci coordiniamo per fare eventi anche su questo linguaggio di programmazione. Allora, partiamo un po' su speech recognition. In particolare, già lo accennava Stefano, come mai Mozilla ha voluto mettere qualche anno fa l'interesse stesso su queste risorse di speech recognition e questi nuovi algoritmi? Vediamo qua in questa mappa come l'attenzione su Voice Assistant negli Stati Uniti, la stima che si ha è di una crescita notevole nel corso di questi ultimi anni, ma anche nei prossimi, quindi un argomento che sarà ancora sempre più presente anche negli anni passati. Però cosa è successo? È successo, come succede molte volte, e a volte si guarda anche nelle pagine di Wikipedia sul tipo di acquisizioni che fanno i big, che l'attenzione soprattutto è partita a livello tecnologico da chi aveva più risorse, sia finanziarie sia di dominio. Però purtroppo sappiamo che questi grandi, da Amazon con Bezos, ormai chi per lui, e altri vendor, permettono di avere accesso a molte risorse, però come sappiamo c'è il problema che le nostre voci spesso vanno a finire su cloud in un server chissà dove, l'algoritmo è un algoritmo proprietario in cui non si può modificare, non si può neanche volendo contribuire a questi stessi algoritmi. E quindi da questo è nata l'attenzione per essere Mozilla come comunità open source, per dare e avere un impatto, per avere un progetto completamente open che tutti potevano scaricarsi, modificare e anche contribuire, in particolare per contrastare appunto questo dato di proprietario e anche e soprattutto per avere un modello che si poteva far girare anche a casa propria o su un Raspberry, Arduino o sul proprio computer, ovunque si volesse. In particolare, l'approccio che è stato utilizzato è avere un end-to-end con reti neurali chiamato di speech. Poi, come vi dirò tra poco, è nata proprio l'esigenza di creare anche un altro ingrediente, Common Voice, questo dataset creato da tutti noi, spero anche da tutti voi a breve. Quindi questo approccio al machine learning, brevemente quando parliamo di machine learning parliamo di questi algoritmi che riescono ad avere un approccio di apprendimento automatico, quindi non sono algoritmi in cui si dicono istruzione per istruzione cosa devono fare, ma soprattutto in supervised machine learning imparano da un tot di dataset per poi, dopo aver fatto questo allenamento, essere testati e presentare anche delle azioni predittive, quindi di andare a intuire, in questo caso in un audio, qual è la versione speech to text, quindi dallo speech, dall'audio, passare al tipo di testo. In particolare gli ingredienti quindi sono la raccolta dei dati, la preparazione dei dati stessi, scelta di algoritmo, in particolare in questo caso saranno le reti neurali, una fase di training in cui, una fase soprattutto in deep learning che non è banale perché oltre alla necessità di tante voci c'è anche la necessità computazionale non indifferente,
Dopo la valutazione dei risultati si passa poi a ottenere un modello più o meno stabile in grado di fare predizioni. Appunto, una branca del machine learning sono le reti neurali. Le reti neurali che di per sé traggono molto anche da come è fatto il cervello stesso per alcune dimensioni. Si pensa solo che anche nel nostro cervello ci sono neuroni dediti a osservare e a riconoscere delle righe curve, da poi pian piano degli agglomerati che riconoscono dei fenomeni e degli oggetti più complessi. Anche nelle reti neurali, se vogliamo, soprattutto quelle profonde, deep neural network, ci sono più livelli in cui i livelli più vicini all'output riescono a riconoscere o delle facce o dei suoni o delle parole sempre più vicine al risultato finale. Matematicamente, molto brevemente, quello che succede è che avremo tanti neuroni che ricevono come input sia un peso che un valore iniziale. Ognuno di questi neuroni andrà a connettersi con quelli dello strato successivo, in cui si avrà una cosiddetta funzione di attivazione che decide se questo neurone continuerà ad attivarsi e dare contributi oppure no. I neuroni, quindi le cose che danno più contributo, permetterà poi livello dopo livello, qui c'è destra e sinistra al contrario della telecamera, livello dopo livello ad ottenere il risultato finale sempre più affine con quello che vogliamo riconoscere, quindi con la predizione finale. Quindi Deep Neural Network è una serie di, vuol dire semplicemente avere tanti tanti layer, tanti tanti livelli nascosti. Qui c'è una playground di TensorFlow per chi vuole sperimentare, una buona opzione per andare a creare delle reti neurali, diciamo delle demo. In particolare TensorFlow è poi stata la tecnologia stessa che è stata utilizzata per procedere e per costruire la rete neurale in DeepSpeech. DeepSpeech di per sé è stato basato, all'epoca casualmente ero proprio a Berlino nel momento in cui stavano con alcuni developers che stavano sviluppando questo stesso algoritmo, al tempo si basò su un paper scientifico di Baidu, azienda cinese che è molto molto sul pezzo parlando proprio di intelligenza artificiale in generale. Si è deciso di passare da questo paper, se vogliamo più teorico, a in maniera programmatica con TensorFlow per realizzare questo algoritmo. Questo è stato il paper originale, poi Baidu si è anche espresso facendo non solo per l'inglese, anche per il cinese mandarino e ha avuto anche altre versioni. Una cosa che andremo a sottolineare sono alcuni dei punti principali di questo articolo, che se volete, per chi vuole andare a approfondire può anche leggere l'articolo stesso, era proprio un approccio diverso rispetto alla versione old school, in cui si tentava di prendere un po' alla volta i punti principali di diversi audio. Questo invece che andare a capire quali fossero le diverse esigenze per ognuno anche di set tipi di audio di tipo diverso, quello che si voleva avere una rete neurale che imparava da tanti audio. In particolare c'è anche questo Lombard Effect che fa sì di prendere in considerazione la modifica del pitch quando si parla a distanza con un'altra persona, quindi tutti questi tipi di piccole variazioni degli audio volevano essere prese in considerazione per avere una rete che si allenava proprio anche su queste varietà. Si voleva utilizzare deep learning, in particolare recurrent neural network, poi vi accennerò qualcosa, e fare leva anche su GPU e processi paralleli, quindi fare leva su schede grafiche potenti che potessero sostenere il punto di vista della computazione stessa. Quindi si è partito con l'implementazione, quelle che vi spiegavo essere un po' le funzioni di attivazione che attivavano questi neuroni sono state diverse, in particolare ReLU vi potete immaginare un po' come un threshold, quindi una cosa che o passa oppure no. Quando vedete questa Tanaka, la tangente iperbolica, che è una versione un po' più smooth, diciamo, che permette di non avere questo sì, no, ma anche delle gradazioni, per spiegarlo un po' in termini grossolani, posso approfondire poi se ci sono delle domande alla fine. In particolare questa architettura long short term memory per ogni livello è un'architettura molto utilizzata in speech recognition, quindi quando si parla di audio, perché permette
visualmente di tornare un po' indietro, quindi di riconoscere non solo singolarmente questi diversi livelli, ma anche di prendere in considerazione delle sequenze. Ricordiamoci che appunto come un input audio anche quello che succede è che non riconosce sintatticamente la parola, ma collega a livello neurale una parola con la trascrizione, quindi è un po' diverso da quello che noi facciamo intuitivamente quando riconosciamo le parole. E poi è stato utilizzato Adam Optimizer come ottimizzatore di questa rete stessa. Quello che vi cito qui sotto, che magari lo possiamo poi linkare anche nella chat, per chi vuole approfondire da questo punto di vista, hack.mozilla.org/, poi facendo una ricerca in deep speech, gli articoli sono fatti molto molto bene, sono molto molto completi, a volte fanno anche delle GIF per spiegare meglio questo tipo di rete neurale RNN, quindi per chi vuole approfondire, ve li consiglio, è un'ottima lettura. Tra l'altro fanno vedere anche le modifiche che hanno fatto rispetto all'articolo originale per andare poi alle versioni successive di speech. All'inizio, come citavamo, una cosa fondamentale sono i dataset, quindi avere tante tante voci. Inizialmente per la versione inglese è stata utilizzata LibreSpeech, i diversi TED, VoxForge, e questo per avere più voci possibili. Però questo appunto non erano tanto colloquiali come quello che ci si poteva aspettare. Quindi da questo, e poi Damiano ve ne parlerà lungamente, è nato il progetto Common Voice proprio come un'esigenza per avere tante tante voci diverse tra di loro, ma che fossero più possibilmente legati a quelle che sono delle voci reali. LibreSpeech poi è partito nella sua evoluzione, è partito già nella versione 0.5, ha iniziato a fare dei cambiamenti con Engine usando anche TensorFlow Lite, con la 0.6 sono stati, il modello stesso è diventato più robusto, i rumori di fondo, e questo è tutto un trial and error, è un po' tutto un provare per ottimizzare sempre di più l'algoritmo stesso. Una cosa che viene tra l'altro rilasciata da LibreSpeech, la versione inglese, è anche un modello già trainato, quindi già allenato su queste voci. Attualmente siamo alla versione 0.9.2.3.4 e si aspetta appunto questo salto per la versione 0.1. Qui c'è un esempio di alcuni iperparametri, quindi una volta che il modello è rilasciato si può, se si ha la possibilità di trainarlo, si possono anche andare a modificare sia i dataset stessi, quindi come abbiamo detto abbiamo bisogno di una parte di train e una parte di test, a volte anche una parte di dev per testare un po' l'efficacia stessa a livello proprio di computazione. Principalmente i test, ci serve questi test di file per andare a allenarlo, quindi praticamente domande di cui si sa già la risposta, quindi predizioni di cui si sa già qual è la frase che sarà tradotta in testo, e una parte di test, che di solito è una segmentazione, di solito a seconda del tipo di test può essere 10%, 1%, anche se si hanno tantissimi dati, e questo serve invece a fare domande di cui non si ha risposta, quindi degli audio di cui il modello già trainato, già allenato, predice una risposta, e questo poi viene testato con la risposta originale per avere una predizione e per avere poi soprattutto una percentuale di accuratezza. Appunto una cosa che voglio sottolineare è che nel processo di allenamento tutti quei pesi che parlavamo prima vengono ripesati in continuazione fino a che il modello stesso che viene fuori è una cosa ovviamente molto più leggera di fare tutto il training. Quindi è già il modello con tutti questi pesetti calibrati su tante tante frasi, tanti dati. Appunto al momento è interessante come Mozilla sta prendendo anche una posizione nel rilasciare sempre di più, se vogliamo, il comando all'organizzazione alla comunità stessa. Quindi già nella 0.9 sono ricevuti enormi contributi dalla comunità stessa per alcune precisazioni su alcuni, diciamo, supporto a piattaforme come .NET Core, .NET Standard per Linux, Windows e probabilmente anche macOS,
E si sta sempre andando in questa direzione di dare sempre più ruolo alla comunità stessa. Poi ci sono diversi bindings in diverse librerie, sia nativamente in Python, però anche diverse librerie possono essere utilizzate. C'è anche un canale Machine Learning. Sta sempre più prendendo piede direttamente un settore di Machine Learning in Mozilla, non solo dedicato a Deep Speech, ma di quello sapremo prossimamente le news. In particolare, poi sono state fatte dei fork, diciamo, dal momento dell'inglese, inizialmente con i francesi, poi tante altre lingue, di cui anche l'italiano, perché si voleva provare con il più possibile, con tutti i dataset che si riuscivano a catturare insieme. E qui vi chiediamo di spargere la voce se conoscete più dataset in italiano. Noi siamo sempre all'incerca, siamo sempre proprio alla ricerca di questi nuovi dataset. È stata fatta anche un'immagine Docker per permettere in maniera più semplice di andare sia a provare, ma soprattutto a trainare il modello. Esistono anche dei Jupyter Notebook fatti nella comunità, degli script e training di circa 257, adesso un po' di più, di ore. E in particolare si è utilizzato anche l'approccio del transfer learning dal modello inglese. Transfer learning lo potete proprio immaginare come un trasferimento di conoscenza, quello che ho imparato, posso trasferirlo un pochettino anche sul mio modello. Quindi non solo la conoscenza tratta trainando questi dati, ma anche tratta da modelli già allenati per altre lingue. In particolare è stato ottimo anche il supporto che abbiamo avuto da HPC for AR, che è un centro di eccellenza a Torino, che ci ha dato molto gentilmente alcune risorse di computazione, da loro hanno un po' di supercomputer in collaborazione con noi, in particolare l'Università di Torino. Tutte queste nuove energie, in particolare anche Stefano, Daniele, Damano e Simona, no? Abbiamo tutti collaborato insieme per la realizzazione di questi nuovi progetti, soprattutto dei training. Qui appunto c'è una slide, anche un po' di ringraziamento se vogliamo, di HPC for AR. Vediamo che è spesso utilizzato anche dal fronte medico con collaborazioni non sempre gratuite, quindi apprezziamo ancora di più questa cosa. Tra l'altro anche loro ogni tanto mi contattano se avete dei progetti molto molto dispendiosi dal punto di vista della computazione, sono aperti a parlarne per eventualmente degli altri progetti open che potrebbero essere interessanti come collaborazione. Abbiamo poi fatto leva alla fine dello scorso anno, collaborando con Italy Informatica, questo contest aperto tutte i developers che volevano contribuire e provare soprattutto il modello, quindi per testare questo modello perfettamente imperfetto che si è generato con l'italiano. Abbiamo lasciato questo post poi su Reddit per permettere chi voleva partecipare, e poi i vincitori sono stati annunciati alla CodeMotion italiana a fine novembre. In particolare facciamo un po' di shout a queste cinque persone che hanno partecipato. Molto interessante, interessante anche che è stato applicato in tante situazioni diverse, quindi è stato applicato direttamente per il web, con questa applicazione che ha permesso di riconoscere canzoni di Faber, quindi canzoni di Fabrizio De André, che si iniziava a cantare e poi ti rispondeva con quello che riusciva a tradurre, e poi riconoscendo la canzone stessa. Poi abbiamo Bard the Bot, che è stata appunto un bot di helper per Discord, in particolare un po' per avere la musica di sottofondo e non discostarsi troppo dall'immersione del gioco in Dungeons and Dragons, molto carina. E poi abbiamo avuto proprio da Doug questo test, Another Wrong Game, in cui, preso da un po' un quest televisivo, bisogna rispondere con la risposta sbagliata. È una cosa che mi faceva andare un po' in tilt, quindi abbiamo anche, comunque interessante, anche un'applicazione desktop. E poi abbiamo visto questo come applicazione di Telegram, come uno speech to text, che gli andava a chiedere delle domande su Blade Runner, in particolare come film.
applicazione molto carina, e poi c'è stata anche questa applicazione per Android, DeepSpeech Companion App, in cui anche in questo caso c'era questo riconoscimento sociale interessante che funzionava anche su una rete locale. Quindi è stato molto bello per noi dare vita a questo contest, aprire le porte e vedere questa partecipazione e queste applicazioni su tanti fronti differenti. Tutti questi sono poi disponibili sul nostro GitHub, github.com/mozillaitalia/DeepSpeech-contest, e da lì potete vedere anche il codice, perché no, collaborare se vi è piaciuto, se vi piacerà poi andando a esplorare diversi progetti su alcuni di essi per programmare insieme e vedere un po' cosa potrebbe uscire fuori da nuove realtà. Come accennavo, da questa esigenza di DeepSpeech, noi abbiamo stessi creato tante frasi per utilizzare Common Voice, è stato vitale per continuare il training. Quindi per continuare questa presentazione, poi sul lato di DeepSpeech, se ci sono domande, volendo, anzi assolutamente scrivetecele, poi magari parliamo tutte, le raccogliamo tutte per la fine. Adesso chiedo giusto a Simone di passare, anzi in realtà sì, se può passare il testimone a Damiano per lo slider, ecco, perfetto, e sono a disposizione alla fine per ulteriori domande. Grazie. Damiano, ti passo la parola. Ok, dovrebbe funzionare questo microfono. Sì, perfetto, sento un po' di eco. Ok, perfetto. E, allora, passiamo alla parte Common Voice. Dunque, che cos'è Common Voice? Common Voice è un progetto di Mozilla, appunto, incentrato sul raccoglimento di frasi, di registrazioni, appunto, vocali, per andare a costruire un dataset che poi verrà utilizzato appunto per questo fantomatico motore di, diciamo, di traduzione dalla voce al testo. E la cosa carina, diciamo, la cosa molto innovativa, è che innanzitutto è fatto su base volontaria. E cosa vuol dire questo? Che appunto non vengono presi tutti gli audio che uno fa durante la giornata, ad esempio immaginiamo le telefonate o comunque sia una persona che ha sempre un microfono acceso, come nel caso degli assistenti proprietari. Ecco, invece Common Voice si distingue proprio perché ha, diciamo, è su base volontaria, quindi una persona deve andare lì e contribuire, deve conoscere il progetto, e soprattutto cerca di raccogliere più lingue possibili. Infatti, oddio, più lingue possibili, diciamo le lingue più, diciamo, utilizzate, le lingue che vengono proposte. Infatti, periodicamente sulla repo del progetto ci sono degli issue, quindi delle richieste, e appunto le persone chiedono se potrebbe essere inclusa nel prossimo dataset una certa lingua oppure no. Ci sono delle lingue veramente, diciamo, di nicchia, che nessuno di noi, diciamo, ne sapeva l'esistenza, con tutto il rispetto, perché sono veramente magari poco parlate o no. Diciamo, il punto di forza di Common Voice è che proprio nella diversità si trova l'unione, quindi appunto il raccogliere più lingue ci sono, meglio è. Ecco. Passiamo alla parte come contribuire a Common Voice. Dunque, ci sono due metodi per contribuire a Common Voice principali. Il primo consiste nel registrare la propria voce, quindi donare la propria voce, leggendo delle frasi che vengono mostrate a schermo. Queste frasi sono prese appunto dal dataset, che piano piano viene generato, viene elaborato, e poi vengono presentate alcune frasi. Queste frasi appunto servono al motore di imparare come devono essere lette, ok? Immaginiamo ad esempio un bambino che impara a parlare. Come impara il bambino? Impara con gli stimoli. Ecco, noi stiamo facendo la stessa identica cosa, stiamo dando degli stimoli alla macchina per imparare come deve interpretare appunto la lettura di alcune frasi. Quindi, ritornando a noi, potete registrare, quindi donare la vostra voce, e non vi preoccupate del vostro accento, quindi non, magari uno dice no, io ho un forte accento, lo so, di una certa regione, non vi preoccupate,
perché tanto le registrazioni vengono ascoltate e convalidate manualmente. E appunto la seconda, il secondo modo per contribuire al progetto è quello di revisionare le registrazioni, avendo l'accortezza che quello che si ascolta sia conforme a quello che è scritto sullo schermo. Andiamo a vedere un po' di dati. Questo è lo stato del progetto per la lingua inglese. Come sapete, l'inglese è una delle lingue più parlate al mondo e in questo caso credo che sia in vetta alla classifica, perché appunto per quanto riguarda insomma gli Stati Uniti, un po' tutto il mondo parla inglese, e credo che un'altra, diciamo, lingua molto molto con dei dati molto molto alti sia il cinese. Però vabbè, potete andare sul sito e potete controllare. Dunque, per la lingua inglese abbiamo circa 62.000 partecipanti, 50 giga di dataset disponibile, where 11%, dal DeepSpeech 0.2. Where sarebbe, diciamo, una percentuale di quanto il modello sbaglia, diciamo che qui è l'11%, però insomma sicuramente nelle nuove versioni si sarà abbassato piano piano. Vengono rilasciati circa ogni 6 mesi, se non erro, una nuova versione del dataset, e quindi sicuramente questo numero piano piano si abbassa. E qui ci sono due link che poi insomma condivideremo nelle varie note, e potete andare a leggere qualche cosa se siete curiosi. Questo è lo stato del progetto per la lingua italiana. Invece abbiamo aggiornato le slide al 3 febbraio e abbiamo 211 ore registrate e 169 ore convalidate. Non so se avete notato, ma le ore registrate sono quasi sempre di più rispetto alle ore convalidate. Diciamo, questo è un bene. Perché? Perché se finiscono le frasi da convalidare, ed è successo in passato, è un problema, perché appunto la gente deve, cioè, può solo contribuire in un modo, invece idealmente dovrebbe contribuire in entrambi i modi. Comunque, abbiamo circa 11.000 frasi, da, appunto, prese da diverse fonti. Abbiamo avviato la promozione e tutto il progetto il 3 luglio 2018 e ci siamo fatti promozione tramite questi canali qui: i social network, soprattutto Twitter, i Linux Day, l'Italian Hacker Camp. Abbiamo fatto degli sprint online, tra l'altro sempre con Stefania, e ogni tanto ne organizziamo qualcuno, quindi insomma se siete interessati, noi rilasciamo periodicamente, quando li facciamo, degli annunci sui social, sul community portal e sul gruppo di Telegram di Mozilla Italia. Abbiamo fatto dei meetup in tutta Italia e appunto il Deep Speech Contest che vi ha già presentato Stefania. Ovviamente il miglior modo per fare la promozione siamo proprio noi, perché appunto con il passaparola insomma si viene a creare tutta quella promozione che sì, sui social c'è, ma meno. Infatti noi puntiamo molto sul passaparola. Oh, questi sono altri dati sempre. Stiamo, come potete vedere, ora leggo un attimino la slide, stiamo realizzando un dataset di voci multilingue open source che chiunque può utilizzare per migliorare applicazioni munite di riconoscimento vocale. E questo è un altro, sono altri paragrafi. E qui invece per la versione 6.1, rilasciata l'11 dicembre 2020, quindi l'anno scorso, la dimensione è di 5 giga, che rispetto ai 50 del modello inglese sono un decimo, ma comunque sia, considerando che l'italiano non è parlato globalmente, ma è parlato solo in alcuni punti, direi che siamo molto a buon punto. Ci sono 158 ore convalidate, 199 ore complessive. La licenza ovviamente è CC0, è una licenza di tipo di pubblico dominio, quindi insomma chiunque può utilizzarla per il progetto che vuole. Ci sono circa 5.800 voci e qui ci sono delle statistiche riguardo appunto l'età e il sesso della persona, maschio o femmina. Insomma, abbiamo una prevalenza di voci tra 19 e 29 anni. Ovviamente questo dato com'è preso? Questo dato è sempre preso da quello che voi specificate. Infatti quando voi
insomma, contribuite al progetto, potete creare un account. Io ve lo consiglio perché vi aiuta anche ad avere sotto controllo tutti i dati che immettete, oltre ad avere le statistiche, che insomma fa sempre piacere trovarsi in vetta alla classifica, una qualche classifica con il proprio nome sopra. Ma a parte questo, potete insomma rivedere tutto quello che avete inviato, cioè, avete più controllo sui vostri dati. Oh, arriviamo alla parte su come contribuire. Dunque, andiamo su questo sito qui, commonvoice.mozilla.org/it, e funziona sia da PC che da smartphone, quindi non vi preoccupate insomma del dispositivo che avete. Vi consiglio lo smartphone perché solitamente le registrazioni tramite il microfono del telefono sono molto più precise rispetto a alle registrazioni fatte con il computer, quindi vi consiglio di andarci da smartphone, ma insomma fate come meglio credete. Questo è un passaggio opzionale, potete creare un account, ve l'ho già spiegato prima perché, quindi non lo ripeto. E appunto potete scegliere se donare la vostra voce o ascoltare le registrazioni e convalidarle. Diciamo che idealmente l'obiettivo è 225 registrazioni a persona. E non vi dico giornalmente perché insomma, richiede diverso tempo, ma se riuscite ad arrivare a 225 registrazioni giornalmente, insomma, mandate avanti il progetto in una maniera molto considerevole. Mentre appunto per quanto riguarda la parte di convalidazione, diciamo l'obiettivo è 400, più di 450 revisioni a persona, insomma, dove potete, quanto potete dedicare il tempo al progetto e insomma, quanto ce la fate, poi dipende da voi. E quindi appunto potete controllare i vostri progressi. Ora qui appunto come potete vedere c'è un pulsante di login o registrazione, perché in teoria vi conta le statistiche anche se voi non avete fatto l'accesso. Però appunto viene perso, basta cancellare la cache e i cookie e viene perso tutto quanto. E qui c'è una slide festeggia, perché appunto se riusciamo ad arrivare a questo obiettivo qui per persona è un gran bel traguardo. Queste sono le regole, le linee guida per convalidare e queste per registrare. Ora ve le magari ve le allego, ve le scrivo nelle note condivise. Allora, faccio io, Doug, tranquillo, continua pure. Ah, grazie mille allora. Ok, allora adesso ve le allega Stefania. E qui vi vorrei parlare appunto di un contest sperimentale che capita, diciamo, a fagiolo, perché oggi è 11, quindi insomma si svolgerà dal 14 al 28. E in breve, diciamo, appunto, potete contribuire a Common Voice se riuscite a, diciamo, quello che registra e convalida più frasi, ovviamente in modo corretto, perché insomma fate 1000 registrazioni ma le fate tutte voi, insomma è un po' inutile, però se riuscite a contribuire in maniera consistente al progetto ci sono dei premi messi in palio dalla comunità di Mozilla Italia, delle magliette, degli adesivi e, insomma non mi anticipo nulla, insomma se siete veramente interessati potete andare a dare un'occhiata al regolamento e c'è scritto tutto lì, insomma sia premi sia insomma le linee guida, cosa dovete fare. Questa è la nostra applicazione, abbiamo anche un'applicazione sviluppata da un membro della comunità in collaborazione con appunto altri membri, è disponibile sia su Play Store, sia su F-Droid, sia su App Gallery e la localizzazione è fatta su Crowdin e ovviamente la localizzazione è sempre fatta da volontari, quindi si tratta totalmente di lavoro fatto da volontari. L'applicazione non è ufficiale, non è sviluppata da Mozilla, quindi sviluppata da un volontario appunto della nostra comunità. Si chiama CV Android, lo trovate sui store principali. Perché utilizzare l'app? L'app rispetto al sito web è leggera e pulita appunto ed è open source. Anche il sito web è open source, ma diciamo ha dei problemi ogni tanto, eccetera eccetera. Soprattutto la grafica è un pochino pesante, magari su dispositivi non proprio top di gamma o comunque sia che hanno qualche anno, ecco.
come vi dicevo prima, la qualità degli audio degli smartphone è solitamente superiore rispetto a quella dei computer portatili o fissi. Potete personalizzare l'app, c'è il tema scuro che sul sito ufficiale non c'è, c'è l'autoriproduzione che sul sito ufficiale non c'è. La mia preferita, la mia feature preferita è il tema scuro, personalmente. C'è la modalità offline, quindi potete anche, ad esempio, siete in treno, volete contribuire al progetto, va bene, attivate la modalità offline, quella vi scarica delle frasi che voi potete convalidare o registrare. E niente, appunto, qui ci sono delle slide, diciamo, di demo, può accedere al vostro account, potete vedere tutte le statistiche, appunto, registrare le frasi, convalidarle, tenere sotto controllo i progressi. Potete anche, per esempio, impostare un obiettivo giornaliero, che è una cosa simpatica. Ad esempio, voi dite, non lo so, io 40 mi voglio fare, non so, 200 frasi tra registrazione e convalido. Ok, impostate l'obiettivo, vai, partite. Appena arrivate alla 200ª frase, vi dice: avete raggiunto il vostro obiettivo giornaliero, e potete condividerlo sui social se volete. Appunto, vabbè, qui il tema scuro, modello offline. Ecco qui, questi sono i vari link, i vari QR per scaricare l'applicazione. E c'è anche un gruppo, appunto, Telegram, se volete magari unirvi, però è in lingua inglese. E non so se Stefania può aggiungere anche il link magari dalla Play Store e da F-Droid, così almeno la gente che è interessata, insomma, può scaricarli. Sì, certo. Grazie mille. E ovviamente, se volete, potete condividere il vostro, appunto, setting o i progressi che fate su Twitter utilizzando questo hashtag qui. Questa è la slide per rimanere in contatto. E Stefania, la facciamo una demo? Oppure facciamo in tempo? Sono le 9:54? Sì, c'è tutto. Tra l'altro volevo dire due cose al volo, assolutamente i sorgenti ci sono, appunto una slide di quella, poi non ho in questo momento il GitHub di Sav sotto mano, comunque se cercate sicuramente lo trovate, se non lo trovate scrivetevi, soprattutto più che altro il link a common underscore voice underscore android. Purtroppo non sono direttamente linkate, quindi i link di queste non so se te li hai tu sotto mano, Doug, altrimenti puoi rimettere la slide dove ci sono i tre QR code un attimo per l'app. Sì, l'ho messa, dovrebbe essere cambiato. Perfetto. Ok. No, non li ho i link, adesso li cerco al volo. Sì, il contest che accennava prima Damiano sarà validato dal 14 febbraio al 28 febbraio. Qui nel regolamento c'è un post di Severo che cita un po' tutte le regole che abbiamo pensato insieme. Ecco, perfetto. E quindi questa è un po' la nostra idea. Ogni tanto proviamo a fare questi contest sperimentali. Per Speech è andato molto bene ed era, insomma, molto molto laborioso. Speriamo anche con questo di Common Voice. Quindi le validazioni partiranno dal 14 al 28 febbraio. Sì, non sono molto, Sì, sto cercando un attimo perfetto, Andrea, sì. i link dell'applicazione, non Andrea ha li trovo. trovato Saverio, ottimo, proprio quello. E tra l'altro da quel link vedete poi il link, guarda Doug, da quel link che ha condiviso Andrea, poi ci sono tutti gli altri link, quindi Ah, perfetto. Ok, io ho mandato il link del Play Store, se qualcuno magari stava da perfetto, mobile così oppure vuole andiamo. provarlo, poi. Per gli altri mi dispiace, chi non ha il Play Store mi dispiace, tanto No, no. potete scaricarla da di qua. E E allora. sì, se ci sono domande, appunto, se vuoi fare una demo condividendo lo schermo, siamo a vostra disposizione del log di Pordenone, il Lug. Simone, dici anche tu come siamo con i tempi, non vogliamo sforare di troppo. Sì, no, siamo benissimo, so che. Stefano, scusami, ti ho chiamato No, Simone tutte le questa me la volte. segno. Scusa, No, Stefano. siete stati Guarda, c'era.
Perfetto, vai. quindi come tempi nessun problema. E, sì, le domande non ce ne sono state, o perlomeno le risposte sono arrivate via via. Sicuramente se riusciamo a fare giusto una demo va bene. Io dico, a me ho conosciuto questo progetto, l'ho visto presentare all'ultimo Linux Day. Mi è sembrato carino, mi sono iscritto e in effetti è divertente ascoltare sicuramente. Poi va bene, c'è la parte di registrazione che è giusto fare, e qui è uno degli aspetti su cui abbiamo già parlato altre volte negli incontri che si fanno con il gruppo, perché secondo me le linee guida ci sono, ma ascoltando si sentono persone che secondo me interpretano male il lavoro, nel senso che c'è chi dà molta enfasi alla frase, oppure chi legge come dire, con le lingue che non conosce, cerca di dargli un accento, quando invece uno deve semplicemente saltare la frase che non sa, perché crea, secondo me, disturbo, fa un lavoro anche inutile. Questo penso sia la parte più difficile, e soprattutto, ecco, non so se esiste un modo, purtroppo, per avere un feedback di come si sta registrando. Questa sarebbe una cosa carina da implementare, se si potesse, perché è capitato, per chi ha fatto un po' di ascolti, che ci siano persone che si impegnano e si mettono lì e fanno tutta una serie di registrazioni con la televisione sotto, ad esempio, che secondo me è da evitare. Quindi hanno perso un sacco di tempo loro a fare la registrazione e fanno perdere tempo, tra virgolette, a chi li ascolta, perché non sono buone quelle registrazioni. Poi d'altra parte è carino ogni tanto sentire persone che si sente non sono di lingua italiana, ma che leggono l'italiano, e secondo me entro certi limiti, se sono lette correttamente, vanno bene. E secondo me sono anche molto importanti, perché danno un accento diverso alla stessa Certo. parola, e quindi sono Sì. molto utili come risorsa. Allenamento. Sì, quello sì. Poi anche a me è divertente, l'altro giorno ho sentito la voce di un amico qua del LUG, e infatti gli ho subito scritto: guarda che ti ho beccato, ho sentito la tua frase, era giusta, quindi gliel'ho fatta passare. Guarda, è stato bellissimo agli inizi, appunto nell'estate del 2018, in cui appena è stato lanciato il progetto, praticamente sentivamo la frase che era stata letta appena adesso, appena prima da quello di fianco, quindi era molto carino. Ah, ti ho sentito! Logicamente dal vivo bisogna darsi il turno. Infatti, queste sprint che facciamo di Common Voice, devo dire che online sono molto più fattibili, perché ovviamente se sei nella stessa stanza e tutti vogliono registrare delle frasi viene un po' complicato. Infatti ci davamo il turno, quello che leggeva e gli altri che ascoltavano. Invece se si è online, ovviamente di solito abbiamo un countdown di 20 minuti e dopodiché ci si trova tutti insieme, come se anche tu, Stefano, scusami ancora prima, e appunto si fa quello che citava adesso Stefano, nel senso che ok, ho trovato questa frase che però non si capiva bene se accettarlo o meno, e adesso appunto vedo che Damiano ha condiviso uno schermo, quindi se vuoi fare una prova vi facciamo proprio vedere di cosa succede. Quindi vai Damiano. Sì. No, volevo solo dire un paio di cose, diciamo. La prima è che giustamente Stefano prima ha fatto notare che c'erano appunto delle persone che hanno registrato con il televisore acceso. Ecco, questa cosa non è che sia totalmente sbagliata, perché ci sta che ci sia un rumore di sottofondo. L'importante è che non prevalga, quindi non sia alto il volume. Abbiamo, adesso vi farò vedere, la possibilità di riascoltare le registrazioni. Ora non so se si sente l'audio in questione, perché non so come, diciamo, se ho condiviso anche l'audio delle schede, se viene captato, ecco, se viene catturato. Però potete riascoltare l'audio in questione. Se voi riascoltate l'audio e l'audio in questione non è, diciamo, la vostra voce non risalta o non è comunque sia chiara,
quindi si va a mescolare col volume, è poco, cioè un rumore di sottofondo va bene, però che non sia insomma, di alto sottofondo, altrimenti, come diceva Stefano, si prende e la registrazione si butta. Quindi avete sprecato tempo voi e hanno sprecato tempo gli altri ad ascoltare la vostra registrazione. Comunque, nelle linee guida c'è scritto tutto. Quindi, esatto, come dice Sì. Stefania, mi raccomando, riascoltatemi. Sì, ecco, L'altra domanda. Sì, vai. scusa, che sempre qui per chi volesse iniziare a conoscere, io ogni tanto sento anche persone che leggono la frase e poi si fermano perché non l'hanno letta bene tutta, cioè aspettate, nessuno vi corre dietro, leggetela con calma prima di registrarla, invece di leggere una parola in modo insicuro e a pezzetti. Questa è un'altra cosa che ho sentito fare, insomma. Esatto, Tra l'altro magari. c'erano frasi molto lunghe che poi sono state riportate perché era impossibile leggerle nei tempi, nel tempo a disposizione, quindi appunto, andate con calma, risentitevi, cioè, veramente tutti tutti benvenuti, sia voi che i vostri parenti, sorelle, fratelle, cugini, nonni, Amici, amici, soprattutto. certo. No, e poi volevo rispondere a una domanda che in realtà ho già risposto in chat, però rispondo comunque qui perché appunto era una domanda, insomma, intelligente, era sensata. Se avete altre domande, ovviamente scrivete in chat e dopo rispondiamo, anche se riguardo la parte di speech. Chiedevano giustamente se le registrazioni venivano contate anche se uno aveva contribuito al progetto. Ecco, la risposta, diciamo, per il contest, ovviamente, poi per il progetto Common Voice vengono sempre contati, però per il contest in questione, quello che entrerà, diciamo, in vigore, come posso dire, dal 14 al 28, se non erro, dovete inviare una piccola stringa che è sull'applicazione, a me, a Saverio, insomma, nel gruppo di Mozilla in questione. E insomma, siccome l'applicazione conta effettivamente quante registrazioni vengono effettuate, ovviamente è tutto anonimo, è tutto nel rispetto della privacy, quindi non vi preoccupate se avete magari problemi particolari di privacy, e dobbiamo contare, diciamo, attraverso quella stringa lì, insomma, se avete fatto effettivamente ciò che dirà di aver fatto. Quindi, per rispondere alla domanda, no, non vengono considerate le registrazioni prima di quella data, prima del 14 febbraio, e mi raccomando, a inviare la stringa subito, quindi quando iniziate a effettivamente, diciamo, convalidare frasi, non fa niente sia il 14, il 20, l'importante è che vi ricordate di inviare la stringa prima che iniziate a convalidare, e dopo, insomma, poi comunque sia, potete trovare tutto nel regolamento. Bene, dopo aver risposto a questa domanda, facciamo finalmente una breve demo. Allora, io direi di iniziare con la parte di registrazione, vi faccio vedere come funziona. Quindi cliccate su Parla, oggi sono state fatte 7 registrazioni, mi sembra, per la lingua italiana. Ecco, io per esempio questa non so come leggere questa parola, quindi che faccio? Di solito quando una parola è strana faccio segnala, quindi quando una parola no, non è del linguaggio proprio, quindi dell'italiano, non è italiano, insomma. Però in questo caso io non so leggere, probabilmente è italiano, magari sarà un comune, non lo so, faccio salta. Ecco, questa per esempio è in inglese, mazza, capita a fagiolo, e la Sì, segnaliamo. Il ottima problema è demo, ottima demo. che... Lingua diversa per l'appunto, questa qui, facciamo segnala. Ok, Per me sembrava continua. tema con San Valentino, forse. Sì. Ecco, questa qui pure è in francese, in teoria dovremmo segnalarla. Io, vabbè, in questo caso faccio salta. Tutte Sì. frasi molto molto italiane. Va bene, questa penso che vada bene perché vedete, ha dei nomi che comunque sia più o meno queste, insomma, se uno dice Patrick, insomma, il modello non è che scrive Patrizio, scrive Patrick, perché ho detto Patrick, quindi adesso proviamo a registrarla. L'ex bassista, Patrick Matthews, adesso suona per il gruppo Alternate. Ecco, ecco qui. Mi sono impappinato, mi sono sbagliato, quindi la riascoltiamo. Mi sono impappinato, va bene, e facciamo appunto a nulla. Scusate, salta per esempio, ecco. Conosciuto anche con il titolo Suor Teresa. Andiamo avanti. Il
L'insieme vuoto è un sottinsieme di un qualunque insieme A. Questa qui, vabbè, segnala, lingua diversa. Questa la saltiamo. La seconda metà degli anni 70 è caratterizzata dalla presenza di Olinto Bega. L'associazione si occupa della pubblicazione di riviste di fisica. Dante non accenna parola. È forse una frode la sua? Ok, piano piano ce le registriamo tutte, cioè ce le riascoltiamo tutte, quindi... E purtroppo non si sente l'ascolto. Non no. Si sente? Ma, ok, è facile da provare appunto sul sito. Abbiamo tirato sulla troppa gola che... No, ti abbiamo sentito. Oh. Abbiamo sentito. Okay, mi confermate che sono tutte corrette? Sì. Così a sentimento, va bene, io clicco invia, va bene, sì, accetto, ok, e abbiamo contribuito, diciamo, alle registrazioni giornaliere. E qui avete il tasto per farne altre 5. Ora, la cosa carina, diciamo, è che sull'applicazione questo limite non c'è, cioè voi non potete fare... Non dovete fare per forza 5, le potete fare a oltranza, quindi finché non vi stancate. E è carino perché insomma 200-300 mi è capitato alcune volte di stare 40 minuti al telefono e non me ne sono accorto quante ne ho fatte. Comunque anche sul sito mi sembra c'è l'opzione per... Puoi disattivare il fatto che sia 5, ogni 5 ti chieda... L'interfaccia se ne fa vedere 5 alla volta, però non ti salta la cosa che ti con quella schermata lì. Praticamente carino. Io da quando hanno messo l'applicazione, da quando è stata. Insomma, cioè, l'applicazione non la uso più il sito, non l'ho mai più aperto, quindi grazie. Poi abbiamo la parte ascolta. Puoi far vedere anche se lo sentite. Sì, diciamo che. Ora ve lo faccio io al posto vostro, diciamo, perché non si sente, però... Parlaci sopra, fai il doppiatore. Pezzo anche la terza vita, il gioco si concludeva. E fu proprio Hill a vincere il terzo oro consecutivo. Questa è la frase un po'... Questa per esempio non ha senso, però è letta correttamente, quindi io l'ho approvata perché era letta correttamente, non per altro. Per sottolineare l'importanza dell'opera realizzata, intervenne Francesco Giuseppe, la massima autorità dell'impero asburgico. Ok. La vittoria diede respiro ai padovani che si organizzarono sotto la guida Ulderico. Ecco, per esempio, questa qui era letta con un accento diverso da quello italiano, però è letta correttamente. Ok. Carlo Berg portando una grande quantità di metallo con sé. Questa anche era letta bene e quindi mettiamo sì. Ok, e questa qui diciamo abbiamo appunto convalidato 5 frasi, ora sono capitate tutte corrette, ovviamente è difficile farvi sentire quando sono corrette o errate, però è tutto qui. E niente, questo è il sito ufficiale, qui sto a vedere appunto... la pagina dataset per far vedere quella slide che vi ho mostrato prima. Ah, sì, sì. Se vai proprio in giù, scusami, se vai nei tre puntini, perché in effetti nella slide per motivi di spazio lasciato tre puntini, qui c'era poi la statistica completa. E appunto le percentuali che mancano sono quelle che o non ci sono nella profilazione utente o non si è voluto rispondere per scelta. Questa una volta era, adesso ci si logga proprio all'interno, prima funzionava un po' come tipo cache del browser stesso, quindi adesso è molto più comodo. Qui appunto quello che sta mostrando sono diversi anche dataset che stanno utilizzato tempo fa di voci, altri dataset vocali. Vi volevo far vedere la pagina relativa alle lingue, scusa Stefania. Certo. Appunto qui potete richiedere la lingua, se, vabbè, ovviamente noi credo che siamo tutti italiani, però voi magari siete migliaia di frasi. Esatto, abbiamo magari una particolare lingua che non c'è e potete richiederla e appunto guardate questa quanto è almeno per me strana, io non so neanche dove si parla questa lingua qui, il Kinyarwanda. Kinyarwanda. Oppure c'era quell'altra con la K, il frisone, non lo so, mai sentita. Oppure abbiamo il...
Ovviamente vedete anche l'ungherese, ancora poche voci convalidate, pian piano. Il romancio sottosilvano, che cos'è? Non l'abbiamo mai sentito, oppure anche... Rispetto per tutte queste comunità che sì, comunque... Sì, assolutamente, assolutamente. Puoi tornare un attimo in alto e vedere quelli che per adesso hanno più voci validate. Non, non so se si può... Non sono in ordine. Cioè, l'inglese, tedesco, il catalano, spagnolo... E... Ma interessante. Comunque. Questo credo sia un bug, comunque. Questo qui. Non lo so se è un bug. Ops, no, niente. Abbiamo... Abbiamo sbagliato. Ok, eccoli qui. Scusa, nel frattempo, dico un'altra cosa sulle registrazioni, che forse è sfuggita, quella che capita ogni tanto che non si sente niente, grazie. Motivo, sì. E quindi anche quella va segnalata come nessun suono più che rifiutata, giusto? Questo mi sembra fosse sì, l'accordo. Sì, 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 giusto. Sto rispondendo un attimo alla chat, rispondo qui a voce, chiedono, bisogna registrarsi sull'app Android o è facoltativo? No, è completamente facoltativo, però se ti registri hai quella marcia in più, anche perché registrandoti ti registri anche tutti gli altri servizi Mozilla che sono comodi, perché noi siamo su Discord, quindi ti basta fare l'accesso e insomma potete parlare con noi anche attraverso Discord. Abbiamo il community portal, quando facciamo gli eventi spesso la gente si registra perché insomma fa sempre piacere registrarsi lì e dire io c'ero. E, magari se vuoi tornare alla slide con tutti i contatti, così quella l'ultima, sì, 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 per i posteri. Eccola qui. Sì, sì, ecco qui. E quindi no, è completamente facoltativo, ripeto, come avevo già detto prima, però... Io personalmente ve lo consiglio, poi se non volete registrarvi perché, non lo so, per qualche motivo specifico, insomma, vedete voi. Però anche avere le proprie statistiche, i propri dati sotto controllo, un domani volete magari scaricare dei dati che avete immesso, lo potete fare, se non erro dalla pagina profilo. Vedo che stanno scrivendo, se avete altre domande chiedete pure. Visto che Mozilla sostiene da sempre l'open source, perché la comunità è su Discord invece di Element Matrix? No, in realtà non è così. Cioè, noi siamo su Telegram e abbiamo... Element. Esatto, abbiamo un bridge che connette Element con la chat principale, quindi con il canale home. Però su Discord non ci siamo, quindi forse tu ti confondi con Discourse, che ho detto prima. Discourse è una piattaforma di Mozilla dove appunto... Non era anche quello open source, ma non sono sicuro, quindi non ci metterei le mani sul fuoco. Ed appunto è tipo un forum, diciamo, e possiamo dialogare, cioè, noi, quelli di Mozilla, insomma, viene utilizzato un po' dappertutto. Cos'è Element? Dunque, Element è una piattaforma che ricorda molto IRC, Internet Relay Chat, che si utilizzava molto negli anni 80-90 e i primi anni 2000. Ogni tanto mi è capitato di farlo. Sì, beh, sì, ancora sì. Usato, volendo. Sì, sostanzialmente niente, si tratta di una piattaforma alternativa, decentralizzata se non erro, perché ha diversi server e niente, molte comunità, anche open source, lo utilizzano. Mi è capitato di vedere la community di Rust, la community dei sviluppatori di Mozilla, molte volte mi è capitato di parlare con degli sviluppatori proprio di DeepSpeech. E niente, è per questo che diciamo, ecco che cos'è Element. Esatto, è il nuovo nome dell'app Riot, Riot.im. Mm-hmm. Però appunto è connesso con la nostra chat in home, quindi se tu accedi da lì o accedi da Telegram, più o meno sono gli stessi messaggi. Neanche uno di Common Voice stesso. Bene, okay. Mi sembra che abbiamo coperto bene
tutti gli argomenti. Penso che la cosa appunto più importante adesso è quella giusto di registrare, anche perché volevo chiedervi una cosa, vi ho accennato all'inizio. Quanto è facile, quanti strumenti ci sono per poter provare la parte deep speech? Non so se li conoscete, se li avete testati, quanto bisogna essere preparati per poter sperimentare, se non altro, con questi strumenti, e se magari sarebbe interessante fare un'altra serata di demo su cosa c'è e come si possono usare. Ma tu intendi come utilizzare il modello? Sì, per fare delle usarlo per fare quelle applicazioni, ad esempio, che sono state fatte, no? Cioè, qualcuno che le sa usare, ovviamente in certi framework, in certi ambienti, ma dimostrare come mettere assieme questi tools e realizzare qualcosa. Allora, in realtà rispondo io, ma se vuole aggiungere qualcosa Stefania, è liberissima di farla, diciamo. Rispondo io perché in questo caso ho sviluppato io, diciamo, il gioco che avete visto prima. E che io sappia, diciamo che io sono un po' più smanettone con Python, ecco, più che JavaScript, quindi mi sono andato lì, mi sono andato a cercare i binding, quindi diciamo la libreria, ecco, mi veniva, esatto. Grazie. Python, Creating, Rust, non lo so, pezzi di codice che in quel linguaggio. Esatto, ci sono delle varie piattaforme, appunto, come ha detto Stefano, i vari pezzi di codice che possono essere utilizzati, ognuno si scarica la propria libreria e la utilizza come vuole. Per quanto riguarda il modello italiano, invece, basta andare sulla repository italiana e scaricare, tanto il link è sempre fisso, perché GitHub insomma ha un link fisso dell'ultima release e periodicamente viene rilasciato anche quello. Quindi insomma basta andare a colpo sicuro. Ci sono due versioni, questo lo dico soprattutto ai più smanettoni, ci sono due versioni del modello, c'è una col transfer learning che pesa di più, però è molto più accurata perché ha anche altre parole che non sono presenti solo sul dataset italiano, ma appunto è un po', possiamo dire, informalmente contaminato, mentre c'è il dataset solamente quello italiano, che è vero, magari è un pochino più preciso sulle parole italiane, però è più impreciso rispetto al modello col transfer learning, quindi se ne avete la possibilità vi consiglio di scaricare quello con il transfer learning. E niente, sostanzialmente per utilizzare di fatto il modello vi serve scaricare il pacchetto zip, decomprimerlo e appunto utilizzare una libreria che volete, insomma. Se siete dei sviluppatori Python che vi trovate meglio con Python, appunto c'era quest'altro progetto che è stato sviluppato in JavaScript, quindi col JavaScript, insomma, poi vedete un po' voi. Sì, sicuramente i cinque partecipanti, Damiano compreso, dei contest di cui vi abbiamo lasciato il link, è anche un ottimo punto di partenza per andare a vedere come è stato utilizzato da altre persone il codice e trarre ispirazione. Perfetto. Link a Revivai Python. È proprio la libreria di Python di speech. E invece del modello stesso, praticamente devi fare rigirare il modello. Dipende dalle domande. Esatto, guarda, ti ha passato direttamente se questa è la domanda che intendevi. Questo è proprio il link alla libreria scaricabile da Python. Ci sto mettendo tutti i link che tanto stanno qui. Ok, grazie alla nonna Cloud. Sì, adesso come vi dicevo, secondo me... Ciao nonna Cloud, grazie. Possiamo chiudere qui, penso, domande le abbiamo coperte, credo che abbiate completato gli argomenti, quindi la serata ufficiale possiamo concluderla qui. Vi ringrazio per la presentazione, speriamo di avere altri adepti che vorranno investire qualche mezz'ora nel registrare soprattutto, ma anche nell'ascoltare.
E io a questo punto, se siete d'accordo, ripeto, liberi di fare quello che volete, ma potrei fare liberi tutti, così se c'è chi vuole fare due chiacchiere, ovviamente con un minimo di attenzione, perché do la possibilità a tutti di usare cam e microfono per non accavallarsi. Vi ringrazio ancora, Stefania e Damiano. Noi ci risentiamo ai prossimi incontri, se mi ricordo, non come l'ultimo, che proprio mi è passato di mente. E vediamo di prepararci bene per questo contest. Per il context della settimana prossima, quasi, insomma, giù di lì, fine settimana. Grazie a tutti. Grazie Stefano. Ciao Stefano, grazie. A tutti voi, grazie mille a voi.